Amici di Acropolis, buonasera, bentornati alla nostra trasmissione. Do con vero piacere il benvenuto all'ospite di questa sera. Dovrei chiamarlo presidente, però posso chiamarlo anche professore perché è docente universitario, Nicola Mattoscio. Buonasera. Buonasera. Presidente della Saga ultimamente, ma anche presidente della Fondazione Caripe. No, Caripe non esiste più, no, come fondazione, Pescara Abruzzo. Sì, oggi si chiama già Caripe Pescara Abruzzo. Ecco, insomma, di cariche è abbastanza. Dove trova il tempo per fare tutto il lavoro che c'è da fare? In genere non sono cariche che vado a cercare, anzi resisto e redigo anche le barricate per evitare che possa e venga coinvolto oltre quanto sia giusto. E sono sfide difficili. Nel caso dell'aeroporto confesso pubblicamente che e la Regione, nella veste del suo presidente Luciano Alfonso, che hanno insistito particolarmente a che dessi un aiuto, un contributo in un momento di cambiamento che la Regione vuole realizzare, e pur avendo resistito a lungo per molti mesi, alla fine per spirito di servizio ho dato questa disponibilità, ma tutto ciò riguarda un orizzonte di riflessioni personali che non credo interessino molto all'opinione pubblica. L'attività accademica continua a farla? Assolutamente sì, per me il sale quotidiano, senza quel lavoro mi sentirei meno matto, impoverito, è stata la scelta prima della mia vita, e il contatto con gli studenti, con l'attività di ricerca, con le istituzioni accademiche restano sempre al primo posto nel mio impegno quotidiano. Io l'ho conosciuta come professore perché con lei ho sostenuto l'esame di merceologia, mi sembra di ricordare. Merceologia no, non ho mai insegnato, o economia, o forse economia politica, economia monetaria, macroeconomia, queste cose qui. Sì, economia politica 1 e economia creditizia e monetaria. Ah, sì, può darsi, sì. Sì, questi due esami. E, allora, lei è presidente della Saga da poco più di una settimana, che eredità ha trovato? Ma intanto io credo che debbano essere ringraziati gli amministratori uscenti, e lo faccio non solo perché è giusto farlo, per onorare lo stile che occorre sempre sottolineare quando si esercitano queste funzioni pubbliche, ma nel caso lo faccio anche per un'altra ragione, perché gli amministratori uscenti erano, sono e continuano a essere anche miei amici personali. Lauretti è un suo collega poi in un'altra università, sì. Ma certamente abbiamo rapporti antichi, ma c'erano anche altri amministratori che erano e continuano ad essere miei amici, dal presidente attuale di Confindustria regionale Mauro Angelucci all'attuale presidente della Camera di Commercio Daniele Becci ed altri ancora, quindi dicevo meritano tutti una gratitudine e un ringraziamento per il lavoro fin qui svolto. Per il futuro, come diceva Einaudi, bisogna conoscere per decidere, e nel caso credo che io debba mettere anche un'umiltà in più prima di avventurarmi nel rappresentare disegni di crescita e sviluppo verso cui comunque bisogna lavorare, e lavorare velocemente. Lei ha parlato poc'anzi delle insistenze portate avanti dal presidente D'Alfonso nei suoi confronti per queste cariche. Ecco, da economista come... Sì. Questa carica, altre, questa cariche, carica, non, sì, altre cariche non ho mai... No, avuto. Lei ce l'aveva già le altre. No, ma non mi sono mai derivate da nessuna indicazione o sensibilizzazione politica. Questa è la prima carica nella mia vita di ordine politico. Di ordine politico. Diciamo che mi viene proposta da una istituzione, non dalla politica, da una istituzione che è l'istituzione Regione Abruzzo. E allora, per quello che riguarda questa carica, come finisce un economista come lei a dirigere una società che gestisce un aeroporto? È facile, difficile?
La sfida è davvero importantissima, il tema è difficilissimo, lo è perché abbiamo a che fare con la mobilità di un intero continente, che è il nostro vecchio continente europeo, che relativamente alla mobilità aerea può beneficiare di importanti infrastrutture di rilevanza internazionale e di un numero di aeroporti minori che sono tutti accomunati però da difficoltà gestionali. E dunque il primo livello di sfida è di ordine europeo, perché abbiamo aerostazioni strategiche fortissime che dimostrano una capacità di sostenibilità economica da lungo tempo. E poi invece quasi tutti gli aeroporti europei con una capacità di passeggeri al di sotto di 1 milione che avvertono difficoltà di equilibrio economico. E quindi c'è un po' una sorta, prima di tutto, di meraviglia relativamente al fatto che in Italia in particolare, per il nostro aeroporto in specifico, quello d'Abruzzo, siano emerse difficoltà per un sostegno pubblico minimo per sostenere, supportare un indirizzo sistemico che l'Europa deve necessariamente coltivare, perché qui abbiamo a che fare con la mobilità dei cittadini delle fasce sociali più deboli, che comunque hanno diritti di cittadinanza per beneficiare della modernità con cui si declina la mobilità aerea. E quindi occorre che questa frontiera, a mio giudizio scarsamente attenzionato e sostenuto soprattutto nelle rappresentazioni del significato economico, sociale e politico verso le istituzioni europee, si abbia il coraggio, la forza, il convincimento di attenzionarle nuovamente e di fare in modo che l'Europa anche su questi temi sia meno austera e più vicina ai cittadini. Quindi il primo livello, la prima frontiera di flessione è questa. Poi abbiamo il nostro paese che ha problemi più particolari. E sappiamo che abbiamo perso tanti appuntamenti sia nell'avere una compagnia di bandiera che potesse interpretare le virtuosità, i talenti più intimi del nostro sistema paese, sia riguardo alla dotazione di aeroporti internazionali che costituissero un vero e proprio hub di livello europeo e soprattutto con capacità di competizione con hub analoghi a livello europeo. E tutto questo deriva da scelte politico-istituzionali purtroppo, ahimè, mai maturate con la ponderazione e con il senso di responsabilità che il delicatissimo tema, per la rilevanza che assumeva rispetto al futuro del Paese, avrebbe meritato nel corso dei decenni precedenti. Ecco, questo è un contesto che purtroppo non depone bene per qualunque riflessione, per qualunque progetto che ha a che fare con il trasporto aereo. In questo contesto poi abbiamo il sistema degli aeroporti minori e il nostro aeroporto, e qui c'è tutta una storia particolare che andrebbe più che raccontata, compresa e resa consapevole per chi deve contribuire a prendere decisioni responsabili per il futuro della nostra regione e soprattutto è una storia che è fatta anche di chiaroscuri, di tanti problemi, di anche opportunità che nel frattempo sono emerse e si sono affermate e su cui è possibile lavorare. Ecco, quello di Pescara, l'aeroporto d'Abruzzo, è uno scalo aeroportuale che in teoria serve due regioni e qualche spezzone di qualche altra, perché sicuramente serve l'Abruzzo e il Molise, una parte delle Marche che è quella più meridionale che magari non vuole arrivare ad Ancona, perché magari da Ascoli o da San Benedetto è più facile raggiungere Pescara piuttosto che Ancona,
e forse anche una parte più settentrionale delle Puglie, ma siamo proprio lì al confine col Molise. Però fatto sta che quantomeno due regioni piene le serve, Abruzzo e Molise. Non sono troppo pochi i voli che ci sono. E per sviluppare il turismo servirebbe qualcosa di più, visto che anche l'Abruzzo è una regione che vive in parte di turismo e uno scalo aeroportuale è quello che consente il maggior numero di presenze, magari, no? Più che i treni, visto che i treni qui ad alta velocità non ci arriva e forse non ci arriverà mai. Ma intanto il bacino di riferimento, secondo una grammatica che si usa in questo settore di attività economica, si definisce nell'ordine di 1,5 milioni di abitanti, che certamente va dal nord della Puglia al sud delle Marche. Quindi non mi sono sbagliato di molto. Non sarebbe un bacino di riferimento considerato in astratto, insufficiente, particolarmente problematico, anzi consentirebbe a un'aerostazione ben gestita e ben messa in rete, di poter ambire a un equilibrio economico. Il guaio è che questo bacino è un bacino che si descrive tutto sulla carta. Io ho usato in un'espressione recente un vecchio epiteto in qualche maniera che ci veniva rivolto quando non eravamo un paese sovrano indipendente. È più un'espressione geografica che davvero un bacino per come tecnicamente si descrive a supporto di queste infrastrutture Una strategiche. frase di Metternich. Purtroppo che conosciamo tutti dai banchi scolastici. E allora questa espressione geografica andrebbe riorganizzata, andrebbe rimodulata, andrebbe ripensata con l'assunzione al centro di questa importante infrastruttura strategica, riguardo naturalmente non ad ogni cosa, ma riguardo al sistema delle reti di comunicazione, sistema delle reti di trasporto di beni e persone, in un'accezione naturalmente che assume, sposi con convinzione l'intermodalità nel trasporto delle persone e delle cose, ma in questa logica così equilibrata, certamente il ruolo di un'aerostazione è fondamentale, è proprio centrale. E dunque qui si aprono tantissimi problemi, tantissime sfide. Se immaginiamo che al momento la nostra aerostazione non ha neanche un collegamento ferroviario, non ha un approdo sistematico per i sistemi di trasporti con gli autobus di linea o dedicati, come si dice, i raccordi viari a supporto del trasporto privato, strettamente privato, non è armonizzato adeguatamente con lo sbocco che minimizzi i tempi di percorrenza e anche la facilitazione delle percorrenze stesse nei confronti della nostra aerostazione. E dunque un primo problema è questo: occorre che si faccia affermare una idea di armonizzazione di questo bacino di riferimento che costituirebbe anche una massa critica importantissima per un modello di crescita economica, quindi non solo e non semplicemente per favorire il consolidamento di un'attività di impresa nel trasporto aereo, ma anche per rendere sistemico e per favorire la talentuosità diffusa e le virtuosità che in questo ampio bacino certamente sono presenti se raccordate, messe in rete e portate a una tale integrazione da poter costituire una unità protagonista nel sistema economico della penisola italiana nel contesto della nuova Europa. Facciamo un paragone con uno scalo aeroportuale del nord che può essere un po' rapportato a quello di Pescara, no? Mi riferisco a Orio al Serio, a Bergamo. E Orio al Serio ha vicino Linate,
Malpensa, Verona, Venezia, scali aeroportuali importanti. Eppure ha un suo perché, ha una sua importanza. Pescara come scalo più vicino a Roma, Fiumicino, Ciampino. E ci sono delle possibilità di sviluppo che possono essere intraviste per qualche tratta in più, per qualche volo in più, sì. Soprattutto per qualche compagnia in più. Ma intanto credo che non è corretto paragonare l'esperienza dell'aeroporto di Pescara, dell'Abruzzo, chiedo scusa, con Bergamo. Sono su segmenti di mercati totalmente diversi, sì. L'aeroporto Ori è riuscito a affermarsi come l'aeroporto metropolitano strategico di tutta l'area metropolitana milanese, non solo, ma di tutto il sistema interregionale che è il Lombardo-Veneto e prima di tutto dalla Lombardia, quindi solo la Lombardia parliamo di 10 milioni di abitanti, se ci aggiungiamo. Però il mio paragone era anche riferito a questo, cioè se io vado a Milano voglio fare scalo a Linate, certo, magari, certo. Più che a Orio al Serio, certo. Se voglio andare nel Veneto faccio scalo a Venezia o a Verona e non a Bergamo, ecco, certo. Messa in quel contesto e fatto salvo il discorso che fa lei, che stiamo parlando di due realtà differenti, perché Pescara non è diventato Orio al Serio? Questo era il senso della domanda. Perché è troppo lontano e troppo vicino a seconda delle destinazioni delle nostre attenzioni. Se la domanda è se l'aeroporto d'Abruzzo possa trovare delle convergenze e persino delle integrazioni con il sistema aeroportuale romano, io reputo che sia un argomento che va assolutamente approfondito e verificato nelle possibili sinergie che potrebbero essere individuate. Certo è che da questo punto di vista un grave handicap è rappresentato dal sistema di comunicazione che abbiamo oggi tra Pescara e Roma. Pensiamo che solo fino a pochi mesi fa, prima dell'inaugurazione delle complanare realizzate dopo l'uscita del casello di Lunghezza, arrivare a Roma era diventato pressoché una sfida per calcolare la certezza. Lunghezza al centro città ci volevano 45 minuti. Per chi è come me lo ha fatto, lo continua a fare più volte alla settimana, in realtà c'era sempre un'incertezza, cioè tecnicamente ci volevano 40 minuti, ma poi insomma bastava un ingorgo, bastava un'emergenza che faceva saltare anche qualunque previsione, e comunque insomma eravamo arrivati a tempi medi di percorrenza di circa 3 ore. Adesso insomma siamo tornati a 2 ore e un quarto, che insomma è un risultato molto molto apprezzabile. Il sistema ferroviario sappiamo che è improponibile. Penso che saremo la regione che per quello che riguarda il sistema su rotaie soffrirà, ma soffrirà ancora, non so se fino al 3000, ma fino al 2005 sicuramente, perché purtroppo il nostro territorio non consente delle migliorie. Beh, da questo punto di vista delle riflessioni vanno e andrebbero fatte sulla rete ferroviaria. La dossata adriatica purtroppo è stata tagliata fuori dall'alta velocità. E ci rimarrà, posso interromperla un attimo perché ci dobbiamo fermare per la pausa pubblicitaria, prego. Poi torneremo e riprenderemo proprio da questo argomento, cioè dal collegamento che manca con Roma dal punto di vista ferroviario per poter sviluppare poi l'aeroporto d'Abruzzo. Linea alla regia. Allora, Presidente Mattoscio, ci eravamo fermati su questa mancanza di collegamenti con Roma da parte
di Pescara, perché noi diciamo l'aeroporto d'Abruzzo, però poi il territorio su cui insiste è quello di Pescara, anche se c'è stata questa lite con Chieti, no, per quale delle due province fosse coperta maggiormente dalla pista dell'aeroporto. Vabbè, ma mi sembrano discorsi questi poco conto. E quindi mancano i collegamenti per avere uno scalo aeroportuale importante? Come ci hai detto, sicuramente devono essere migliorati i raccordi e razionalizzate le vie di collegamento interno al bacino di stretta pertinenza. Poi si pone il problema dell'accesso verso di Roma e della direttrice nord-sud lungo l'Adriatico, temi ampiamente noti. Lungo l'Adriatico certamente l'appuntamento con l'alta velocità temo che sia un appuntamento ormai perso, però è possibile ugualmente fare degli investimenti minori che potrebbero permettere significativi abbattimenti dei tempi di percorrenza sia in direzione sud verso i Bari sia in direzione nord verso Ancona, e le ferrovie so che sono molto sensibili al riguardo e si stanno impegnando per rendere concreti in tempi anche molto brevi buone migliorie su questa tratta. La grande sfida è verso Roma, e qui le cose sono molto molto più complicate, perché a giocare nel caso sono solo gli abruzzesi, perché gli stessi romani non sono al momento, almeno nelle apparenze, particolarmente interessati a questa tratta ferroviaria. D'altra parte hanno tre aeroporti. Beh, di aeroporti ne hanno due, per la verità. Sì, poi c'è quello dell'Urbe che è che insomma al momento insomma, è solo una ipotesi. Qui però se si immagina che tutte le più importanti aree metropolitane d'Europa hanno due o più di due aeroporti, e che nel caso dell'area romana è vero che ce ne sono funzionanti due, Fiumicino e Ciampino, ma Ciampino è diventato asfittico, ha un livello di stress che è ritenuto già allarmante, non ha più potenzialità per ulteriori crescite. Addirittura ci sono anche delle vertenze giudiziarie i cui esiti ai primi livelli hanno portato anche a definire l'obbligo di contenimento dei voli su Ciampino. E dunque il sistema aeroportale romano non è definito per com'è, ma dovrebbe essere ulteriormente definito. C'era stata l'ipotesi, come sappiamo tutti, di Viterbo, che avrebbe comportato un investimento impossibile per il sistema paese in questo momento, quindi solo logiche campanilistiche e di vanità per qualche politico locale poteva comportare il sostegno a un progetto così faraonico. E casualmente, o forse non proprio del tutto casualmente, si dà il fatto che l'aeroporto d'Abruzzo potrebbe avere titolo per entrare nel gioco della rimodulazione della strategia per il sistema aeroportuale per il futuro e per la crescita ulteriore del sistema aeroportuale di Roma, e con questo naturalmente per quello che ciò significa per il sistema aeroportuale dell'intero paese. Al momento il nostro aeroporto è classificato di interesse nazionale, ma in un eventuale approfondimento con livelli di condivisione per prospettive possibili di integrazione o di definizione di ruoli complementari essenziali alle unità che definiscono adesso o in futuro il sistema aeroportuale romano, l'aeroporto d'Abruzzo potrebbe ambire a giocare un ruolo non trascurabile. E sotto questo aspetto credo che tornerebbe di attualità e in una logica diversa anche di condivisione la sfida del miglioramento della stessa linea ferroviaria tra l'Adriatico
è Roma, perché ribadisco, al momento la debolezza di questa insistenza è che è sostenuta solo dagli abruzzesi e forse neanche da tutti gli abruzzesi. Invece in una logica di ridefinizione del sistema strategico aeroportuale della più grande area metropolitana del paese, anche questo tema potrebbe essere declinato con un'attenzione, un interesse strategico nazionale diverso, e l'aeroporto di Abruzzo allora potrebbe anche lanciare e candidarsi, provare, tentare di candidarsi a essere aeroporto strategico, a fare il salto dalla classificazione aeroporto nazionale alla classificazione aeroporto strategico. Ecco, il discorso che fa lei come si sposa con il fatto, per esempio, voi avete ricevuto 2 giorni fa una visita importante, come si sposa col fatto che Ryanair, che è venuto in visita qualche giorno fa, vediamo le immagini, abbia tagliato dei voli qualche tempo fa? Ma Ryanair intanto è una presenza nel nostro aeroporto importantissima. C'è stato un investimento della Regione Abruzzo, perché sappiamo che è una presenza incentivata e sostenuta, ma tutto si può dire tranne che non ci siano stati risultati importanti e significativi per l'aeroporto, ma anche per l'intera economia abruzzese. Questa presenza ha portato l'aeroporto ormai a superare la soglia dei 500.000 passeggeri in pochi anni. Questo costituisce un dato non trascurabile, perché nel segmento di mercato di riferimento l'aeroporto di Pescara si classifica al secondo posto dopo l'aeroporto di Trieste e prima di Ancona, di Reggio Calabria e degli altri aeroporti minori, Perugia e così via. E questo è un buon punto di partenza. Certo che il sistema Ryanair, che si basa sulla logica low cost, deve per forza trovare un contrappeso e un arricchimento con altre ipotesi di vettori. Ma prima voglio dire di più, per quanto ne so io da neopresidente, perché Ryanair poi ha tagliato alcuni voli. Ci è stata data una spiegazione documentata, per la verità, con cui si dimostra che i voli per la Sardegna, perché di questo si tratta, sì, figuravano nel calcolo di convenienza dell'intero gruppo agli ultimissimi posti, poiché negli ultimi 2 anni Ryanair ha avuto un numero di aerei che costituivano la sua flotta inferiore alle necessità, perché è cresciuto ulteriormente, ha preso altre stazioni, aerostazioni, altre destinazioni nel nostro paese, soprattutto in conseguenza della crisi dell'Alitalia, la logica economica ha comportato la scelta di tagliare purtroppo questi voli da Pescara alla Sardegna, di privilegiare altri voli, per esempio collegamento tra Ciampino e la Sicilia, che nella logica aziendale Ryanair risultano molto più redditizi. Però con la strategia di sviluppo e con il nuovo piano industriale di Ryanair, che porta ad disporre di una flotta superiore ai 500 veicoli entro 2 anni, avremo la possibilità di disporre di nuovi aerei, casomai facendo un salto di qualità anche nelle modalità organizzative di questo gruppo, pretendendo e prevedendo 2 aerei base a fronte di un solo aereo base nella nostra aerostazione. E in questa prospettiva sicuramente torna ad attualità il collegamento con la Sardegna. Questa è la risposta che non ha mai costituito motivo di decisione da parte dell'attuale governance della saga, ma che ha riguardato solo ed esclusivamente decisioni unilaterali della compagnia. Relativamente al futuro, non c'è dubbio che
l'obiettivo di crescita per approssimarsi a una soglia di 800.000 passeggeri in prossimità del milione come obiettivo che potrebbe assicurare l'equilibrio economico alla nostra aerostazione, non c'è dubbio che bisogna arricchire la strategia gestionale della nostra, del nostro aeroporto, guardandosi intorno e provando a convincere altri vettori per essere più presenti o presenti per la prima volta, perché c'è una strana logica nel contratto esistente in vigore tra il nostro aeroporto e Ryanair. Questa strana logica porta a constatare che paradossalmente più cresce il numero di passeggeri, più diventa onerosa la gestione dell'aeroporto, più diventa oneroso l'impegno economico con cui incentivare la presenza di Ryanair. Questo è un vero paradosso, sì, mi sembra di sì. Ritengo proprio sotto il profilo quantomeno dei sacri principi economici. Poi si capisce che quanto si definiscono contratti, chi ha il potere dalla parte del manico del coltello, come si dice, insomma riesce a imporre condizioni che possono anche confliggere con la pura logica del comportamento sano, normale, ordinario, economico. Senta Presidente, voi coprite bene la tratta che va da Pescara a Milano, lo fate sia con la compagnia di bandiera Alitalia, che ha alcuni giorni anche due voli in partenza da Pescara, e che con Ryanair, con lo scalo di Orio al Serio. Però per quello che riguarda le tratte nazionali, io ricordo che una volta per esempio c'era il Pescara-Torino, che poteva anche avere una sua utilità, oggi non c'è più. In Sicilia non ci andate, in Sardegna ci si andava fino a poco tempo fa, oggi non ci andate più. Ecco, non siete un po' come scalo zoppo rispetto alle tratte nazionali? Cioè, non c'è da intensificare, da migliorare qualcosa secondo lei? Credo fatto salvo che lei è da una settimana, sì, Presidente, sì, sì. Quindi no, questi sono... Certo. Discorsi che magari no, ma condivido, sono le prime cose che ho potuto verificare e di cui sono profondamente convinto. Torino è una destinazione essenziale per la nostra regione, ma non per finalità genericamente culturali, turistiche, di promozione che porti a semplicemente definire una crescita del volume di traffico. Torino ha un ruolo essenziale nell'integrazione con il processo di sviluppo della nostra regione. Sappiamo tutti che abbiamo il più grande distretto italiano dell'automotive e Torino è una capitale e resta una importantissima capitale europea dell'automotive, e allora un collegamento aereo tra queste due realtà è essenziale per il futuro del modello di economia abruzzese. Perché io posso capire che se Marchionne deve andare alla Sevelle di Atessa viene con l'aereo privato. Certo. Ma, ma il tema non è Marchionne, Marchionne diciamo, è autonomo a prescindere. È autonomo a prescindere, no, però per collegare meglio le due. C'è il management, ma ci sono anche rapporti che vanno al di là dei flussi. No, ma mi verrebbe da pensare anche una cosa così semplicistica, no? Ad aprile c'è l'ostensione della Sindone, quanti per esempio avrebbero preso l'aereo da Pescara per andare a Torino ad assistere a questo evento che c'è una volta ogni tot anni? No, sì. Ecco, vengono in mente anche queste cose. Assolutamente sì, oppure si potrebbe pensare al contrario, quanto potrebbero essere interessati a venire in Abruzzo, a venire in Abruzzo per il turismo religioso che è, o anche il turismo normale. O il turismo normale. Ma sono argomenti che rafforzano quando dicevo poco fa, c'è prima di tutto l'industria manufatturiera che ha bisogno di avere una relazione continuativa e, con
la capitale dell'automotive, la capitale italiana dell'automotive. Questo perché non ci sono solo rapporti strettamente economici che portano professionisti a andare a sciamare, diciamo, tra l'Abruzzo e Torino e viceversa, ma perché c'è tutto un indotto, c'è tutto un sistema anche formativo, c'è la dimensione della cosiddetta economia della conoscenza che ormai mette in relazione stretta l'Abruzzo con Torino e viceversa, e dunque su questo bisogna contare e puntare sempre di più. Quindi è un obiettivo Torino? Assolutamente sì, voglio però ricordare che il vettore che faceva questa tratta era poi l'Italia. Ma poi c'era un altro vettore, l'altro vettore insomma, non esiste più. Insomma, c'è stata una complicazione nella mappa dei vettori su cui poter contare. È un obiettivo che va sicuramente riconsiderato, così anche la Sicilia, con cui ci sono rapporti antichissimi, e al riguardo anzi bisogna sottolineare che c'è un ruolo della regione Abruzzo che distribuisce molti servizi evoluti, avanzati alla regione Sicilia, e quindi siamo anche lì sulle grandi innovazioni, sulla modernità della nostra regione, che deve essere assecondata e accompagnata, perché è questo il futuro. Il suo predecessore, in un'intervista qualche mese fa, mi parlò di un obiettivo, quello di riaprire la via dell'Est, cioè Mosca, San Pietroburgo. Ecco, e anche lei guarda all'est dell'Europa? Devo riconoscere che con la Russia era stato fatto un buon lavoro e si era sul punto di poter sperimentare una stagione che poi avrebbe costituito motivo di riflessione se e come poteva continuare. La guerra che si è determinata con la vicenda dell'Ucraina ha impedito che questo programma potesse essere realizzato, quindi al momento questo tema è rimesso alle vicende politiche internazionali. Invece è molto più prossimo la possibilità di rendere o di verificare la fattibilità di un collegamento con la Romania, da una parte, e dall'altra c'è un tema che io da utente, più che adesso da, con un ruolo che è quello che mi compete, so che può avere una forte valenza per la nostra regione, e che è la piazza di Istanbul, perché una riflessione da fare sul futuro del nostro aeroporto riguarda la individuazione di uno o più scali che possano fungere da hub per i voli intercontinentali. Questo problema si può declinare in più modalità, non con una sola soluzione. Certamente resta aperto l'approfondimento del collegamento direttamente con Fiumicino, e su questo lavoreremo nei prossimi mesi. È diventato molto difficile poter immaginare Malpensa per questa funzione, resterebbero essenzialmente poche altre ipotesi, tra queste Monaco di Baviera o proprio Istanbul, soprattutto per le tratte che dovessero avere come obiettivo i collegamenti col Medio Oriente e con l'Estremo Oriente. Addirittura più Istanbul che Monaco di Baviera. Perché Monaco di Baviera è un hub, sì, in Germania ce ne sono due, no? Per tantissime regioni andrebbe approfondire entrambi, ma per tantissime regioni forse le convenienze sarebbero maggiori con Istanbul. E per altre tratte europee invece voi coprite bene Parigi, coprite bene Londra, ma verso ovest, la Spagna per esempio? Beh, Spagna c'è già Barcellona. Però Madrid, Lisbona per il Portogallo? L'anno prossimo con il potenziamento del contratto con Ryanair verificheremo Lisbona.
C'è stata fatta anche la proposta da parte di Michael O'Leary di non sottovalutare un eventuale volo anche su Madrid, ma io penso che comincerebbero a essere troppe per la dimensione del nostro aeroporto e per il bacino di riferimento avere ben tre destinazioni nella penisola iberica. Importante rafforzare bene quello che c'è su Barcellona, casomai andando direttamente all'aeroporto di Barcellona e poi proporsi Lisbona. Relativamente al nord Europa, ugualmente andrebbero approfonditi i collegamenti possibili con Copenaghen e ripreso il collegamento con Oslo che c'era e che poi anch'esso è stato soppresso. Siamo arrivati alla fine, un'ultima domanda, visto Presidente, siamo riusciti a non parlare per niente di Pescara Abruzzo e questo me ne dispiace, però colgo l'occasione per invitarla la prossima volta per parlare solo di Pescara Abruzzo, della fondazione. Do da subito la disponibilità. Di tutto quello che c'è dietro. Un'ultima cosa, un discorso al di là dei voli low cost, un discorso con la compagnia di bandiera, con Alitalia, per qualche volo in più. Pensa di poterlo intavolare oppure no? No, è un impegno del nuovo Consiglio di Amministrazione che credo sarà condiviso ed è anche un convincimento personale che il rilancio di questa compagnia con il piano industriale che adesso conosciamo tutti può offrire delle nuove opportunità per il nostro aeroporto. Come non è prematuro adesso dirlo perché non ancora vengono riattivati i giusti canali per svolgere con la professionalità giusta questo argomento. Grazie professor Mattoscio, presidente Mattoscio, io la chiamo professore perché per me resta professore, non so cosa le fa più piacere se essere chiamato sicuramente professore, professori, presidenti ma... ce ne sono troppi. Ecco, insomma. Immagino che il professore sia qualcosa che dia maggiore soddisfazione. Grazie per essere stato con noi, per aver accettato. Grazie a lei e buonasera ai telespettatori. Grazie a voi che ci avete scelto e seguito anche questa sera. Buonanotte.